Oggi, giovedì 30 marzo, ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Sono Don Domenico, ho fatto il vescovo per 12 anni a Palestrina e ora sono in pensione. Vi voglio comunicare la mia riflessione sul Vangelo di oggi. Esiste o non esiste questo Dio di cui sempre si parla e a cui sempre meno gente crede? Se c'è, è uno che parla, che comunica, che si fa capire e che apre un dialogo con noi? E quale sarebbe il dialogo più interessante, più utile a noi, sul quale lui ci potrebbe dare una risposta? Per gli ebrei del suo tempo, ma forse anche per noi, se vogliamo essere sinceri, è la morte. Una delle poche realtà che nessuno mette in dubbio, anche se la nascondiamo sempre, ma che ci tormenta. E gli ebrei fanno la domanda a Gesù. Allora non c'era l'ateismo. Tutti credevano in Dio, anzi davano l'impressione di guardargli negli occhi tutte le mattine, tanto erano sicuri di possederlo e di stare dalla sua parte. Era però un'altra forma di ateismo. Avevano sostituito al Dio vero se stessi, le proprie tradizioni svuotate, i propri riti, le proprie sicurezze, e Gesù tenta di scalfirle con la sua parola, la sua vicenda, il suo invito ad aprire gli occhi su di lui. Era troppo il salto di qualità che chiedeva loro. Da buoni ebrei si rifacevano ad Abramo, il fondatore della loro storia millenaria, a Mosè il legislatore, ai padri della fede e della vita civile. Dio vi era sommamente lodato, ma astutamente ingabbiato. Gesù con autorità si stacca da tutta la tradizione profetica, che era tale proprio perché parlava di Dio e parlava a nome di Dio. Lui ha il coraggio e la sicurezza di porsi su un altro piano. Non rimanda ad altri che a sé. Prima che Abramo fosse, io sono. Risuona nelle sue parole quella definizione di Yahweh nel deserto all'apparizione del roveto ardente. Chi sei tu? Domandava Mosè a quel roveto che bruciava senza mai spegnersi, come capitava ai rovi del deserto. La risposta è solenne, perentoria, decisiva, non ammette repliche. Io sono. Io sono, io vivo, io esisto da sempre per te e per il mondo. Puoi contare sempre su di me. Io riempio la vita di ogni persona e anche la tua. Ti sono compagno fedele, non ti mollo mai. La mia presenza riempie il mondo e io ti cerco. Tu mi potrai chiedere: ma dove ti trovo? Per un più di vita, la mia parola ce l'hai, il Vangelo. Tienitelo in tasca, nella cartella della scuola, nella borsa della spesa, nella memoria del tuo cellulare. Una pagina del mio Vangelo al giorno ti leva il male di torno.